adesso riprendiamo la finale contro un avversario di altissimo livello. Questi sono purtroppo rigori, partita durissima, la Spagna è una grande squadra, gioca benissimo, poi ha fatto una buona gara, non come al solito, ma sicuramente sapevamo che sarebbe stata da soffrire così. Loro ci hanno un po' sorpreso rinunciando a Morata con la posizione di Dani Olmo. Sì, ci hanno messo un po' di difficoltà all'inizio, però poi dopo abbiamo trovato un po' le combinate giuste e non abbiamo rischiato di tanto, però noi sapevamo dall'inizio che sarebbe stata una partita dove c'era da soffrire, perché loro nel palleggio sono i maestri, quindi chiaro un po' di difficoltà se l'avrebbero creata, una partita durissima. Siamo stati belli, bellissimi contro l'Europeo, poi ieri Bonucci diceva dovremmo ricordarci di essere italiani, oggi l'abbiamo vinta anche all'italiana. Capita, le squadre di calcio attaccano e difendono, non è che la squadra di calcio può solo attaccare, abbiamo avuto occasioni anche per fare altri gol, non le hanno avute loro, è stata una partita molto aperta, siamo dietro di grandi squadre, quindi l'italiana, le squadre difendono tutti, non solo gli italiani. La rivoluzione di Roberto Mancini, in 3 anni siamo passati da un mondiale mancato a una finale, c'è un lavoro da finire, però quanti meriti si dà perché l'Italia si è entusiasmata? I meriti sono dei ragazzi, perché loro hanno creduto a tutto questo.